Ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Laura Mistretta, makeup artist, e oggi vi voglio parlare dei miei preferiti e bocciati del mese di marzo. Intanto, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, che tanto è gratuito, e attivate la campanella per non perdere tutti i miei video. Ma 3, 2, 1, iniziamo! Vi inizio a parlare di un detergente che a me piace moltissimo, quindi un promosso, ed è la Caudalie, ed è il detergente all'acido salicilico per il viso. Io effettuo la doppia detersione la sera, quindi utilizzo prima un olio per struccarmi e poi il detergente della Caudalie, e lo utilizzo anche al mattino. È ideale per chi ha una pelle impura, grassa, mista, ma anche per chi ha una pelle sensibile e reattiva, perché è veramente delicato. Ottimo anche questo estate, quindi io lo ricomprerò. Secondo prodotto per il viso è della Nuxe, è un gel, in questo caso energizzante, un concentrato, è appunto sotto forma di gel acquoso, ha un'idratazione per l'inverno un po' leggera, infatti lo utilizzavo come siero e al di sopra andavo a mettere una crema, però io lo ricomprerò per l'estate perché come idratante unico, quindi senza applicare la crema al di sopra, è fantastico, quindi va bene anche per chi ha la pelle mista e grassa. Poi andiamo avanti con capelli. Questo qui, anche questo mi sono trovata benissimo, è lo shampoo di Phytophilos al mallo di noce. È uno shampoo veramente fantastico perché lascia i capelli lucidissimi. Pur essendo uno shampoo biologico, fa una bella schiuma, li lascia morbidi. Ovviamente io dopo applico sempre o un balsamo o una maschera, però lo consiglio a tutte le persone che vogliono veramente i capelli lucidi. Tra l'altro, secondo me, dà anche un leggero effetto lisciante, quindi lui top. Un altro prodotto, in questo caso passiamo al corpo, con cui mi sono trovata benissimo, quindi un promosso, è il gommage della Clarins, questo nel tubo, perché ci sono due versioni, il vasetto e il tubo. Il tubo è un gommage molto più purificante per la pelle, infatti dà proprio un effetto di pelle più tonica. È fantastico perché è una crema con dei microgranuli all'interno che fanno un leggero scrub, quindi anche ideale per pelli sensibili perché i granuli sono piccolissimi. Clarins a me piace sempre tantissimo, anche se adesso avrò l'unico bocciato di marzo, che è una crema di Clarins per il corpo, la Body Partner, una crema elasticizzante. Stranamente è un bocciato per me della Clarins perché io mi trovo benissimo con tutti i prodotti corpo di questa marca, però questa per le smagliature non mi è piaciuta tantissimo perché a livello sensoriale non mi è piaciuta tanto, quindi un po' per la profumazione e poi perché mettendone un pochino di più a volte faceva quell'effetto che io chiamo si sbriciola, fa i pallini. Quindi non veniva assorbita perfettamente dalla pelle e quindi non mi è piaciuto l'effetto. E poi l'odore, no, la profumazione no, ma soprattutto per il fatto che faceva i pallini. Ed è molto strano perché i prodotti della Clarins io li adoro. Qui abbiamo terminato tutti i prodotti appunto del mese di marzo e vi lascio al prossimo video. Scrivetemi nei commenti qui sotto quali sono i vostri prodotti preferiti del mese di marzo e quelli meno preferiti e se tra questi avete provato qualcosa e come vi siete trovati. Ciao!